Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qua, il secondo incontro presso il nostro centro e quest'oggi abbiamo ben quattro relatori. Cinque. Ho messo gli occhiali. Un segno. Ok, non conosco il nome. Allora, come nostri ospiti oggi abbiamo appunto, come dicevo, cinque relatori. Vado per ordine di, non di importanza chiaramente, perché siamo tutti sullo stesso piano, ma di intervento. Quindi abbiamo Fabrizio Sciocco Signorelli, abbiamo poi Tullio, ecco, ho iniziato dal punto sbagliato, quindi prima Tullio Cirio Girardi, Fabrizio Sciocco Signorelli, poi Roberto Enshin Koslovi e Anna Bano Capietto. Insieme a Esther Tronavacca. Perfetto. Io non sto a fare tante presentazioni, ognuno di voi si presenterà in maniera sicuramente più adeguata di quanto posso fare io. Tullio, se vuoi. Grazie. Intanto grazie per l'invito, sono contento di essere qui, dove vedo persone che conosco già e persone a cui faccio riconoscenza ora. Giusto, vi dico due cose su di me così capirete da che parte salta fuori quello che vi dirò. Quindi io sono un già ordinario di farmacologia della facoltà di medicina, ora pensionato, attualmente insegno psicologia clinica e neuropsicofarmacologia nella facoltà di psicologia dell'Università di Trieste. Sono psicoterapeuta, sono un analista transazionale. Un'esperienza grossa nella mia vita è stata quella di aver presieduto comitati etici sia di aziende sanitarie, quindi accreditati all'AIFA per la loro attività, e anche del Comitato Etico dell'Università di Trieste. In più, sono allievo di Scaramuccia, penso, dal 79, ma circa. Sono ordinato, penso, nel 81, nella prima riformata. Allora, io vi parlerò di una cosa che è un grosso problema di apparentemente di salute mentale. Cioè, comincio da una cosa che non riguarda il bambino. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è in atto un'epidemia di depressione. E la depressione oggi è stimata a colpire un numero elevato di persone e sono importanti cause di disabilità e anche di riduzione di anni di vita dovuti a disabilità, e la previsione è che nel 2030 sia la prima causa di disabilità. Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi un ente autorevole. Messa così è assolutamente preoccupante. Quello che non viene presentato in maniera... Questo corrisponde tra l'altro a un estesissimo uso di antidepressivi. Quello che non viene presentato in maniera simile è un'altra circa epidemia, che è quella di ADHD, cioè di sindrome da deficit di attenzione e iperattività infantile, in cui la stima degli psichiatri biologici americani è che affligga un numero tra 5 e 10% della popolazione infantile e metà di questo valore della popolazione adulta. E corrisponde anche questa, tra l'altro, a una larga prescrizione di farmaci. Allora, vado per titoli perché sono argomenti ricchi. Certo. Allora, come può succedere questo? Certamente dipende dai criteri diagnostici. Quindi, non è plausibile che una fetta significativa della popolazione soffra di un serio disturbo mentale che nella storia dell'umanità, quindi come melancolia, come disturbo depressivo maggiore, come depressione endogena, eccetera, di notevole serietà come disturbo dell'umore, si dice, di tipo unipolare, è sempre stato un fatto relativamente raro. Insomma, no? Quindi, allora, il messaggio è semplice. Tutta la catastrofe è nata circa negli anni 60 per due fatti contingenti. Allora, il primo fatto è che sono comparsi gli psicofarmaci, fino agli anni 50 e primi anni 60. Allora, i psichiatri che erano molto emarginati fino a quel momento, ancora va detta ancora una cosa, la psichiatria americana, che ha una grossa influenza, aveva anche subito la seconda guerra mondiale, nel senso che molti psichiatri europei o molti psicoanalisti europei, ebrei, erano migrati negli Stati Uniti e
Quindi la psichiatria degli Stati Uniti a cavallo della guerra e negli anni immediatamente dopo la guerra era largamente orientamento psicodinamico, diciamo. Quando sono comparsi i psicofarmaci è stata l'occasione per i psichiatri americani per superare questa fase in cui era largamente alimentata anche da ebrei e da europei, quindi di superare l'ancoramento alla dimensione psicoanalitica, psicodinamica, e dire anche noi siamo medici come gli altri, anche noi abbiamo i farmaci, finalmente, i psicofarmaci, e noi prescriviamo i nostri farmaci ai nostri malati. Il problema è che la definizione, sebbene è chiaro che esiste la grave sofferenza mentale, la malattia mentale come tale è oggetto di grande discussione, non ancora che vi citi i grandi metrapensè, quindi del dopoguerra, no? I metrapensè francesi tipo Foucault, la psichiatria sociale in Inghilterra, anche degli Stati Uniti, e poi tutta l'esperienza basaliana in Italia, quindi non è così pacifico che la malattia psichiatrica è esattamente equivalente a qualsiasi altra malattia somatica che possa colpire la persona. Lo strumento con cui anche gli psichiatri quindi sono costruiti un mondo, è nata la psichiatria biologica, è quello di aver creato un sistema diagnostico che si identifica con un acronimo DSM, cioè Manuale Statistico Diagnostico dei Disturbi Mentali, non c'è il coraggio di chiamare malattia neanche, è comparso negli anni 60 la prima edizione, oggi è in vigore la quinta. Vi basti dire che la quarta edizione rivenuta ha avuto come coordinatore un signore che si chiama Alan Francis, che è uno psichiatra americano. Dopo aver lui curato la produzione della quarta edizione, evidentemente si è ravveduto e ha scritto un libro che si chiama Saving Normal, cioè Salvando i Normali. Scusate, leggo il titolo giusto perché è istruttivo. Quindi Saving Normal, Salvando i Normali, e continua il titolo, la rivolta, an insider, quindi la rivolta di una persona che sta all'interno del sistema contro la diagnosi psichiatrica fuori controllo, contro il DSM quinto, fatto dopo il suo quarto R, contro Big Pharma, cioè contro l'industria farmaceutica e la medicalizzazione della vita ordinaria. Quindi, come dire, allora, la critica nei confronti del DSM è che il DSM pone dei nomi a condizioni di le persone non sono tutte fatte con lo stampino nel mondo reale, no? Quindi oscillano in un'ampia gamma di singoli tratti, caratteristiche, eccetera, attorno a valori più frequenti, no? Questo invece appiccica etichette, che però sono etichette che anche hanno valore, quantomeno negli Stati Uniti, il medico legale, e che poi portano anche all'obbligatorietà della prescrizione di farmaci, in una maniera che non corrisponde a nulla. Quindi sostanzialmente voglio esprimermi in maniera molto primitiva, grezza ma chiara, la psichiatria ha quasi nulla di medico, perché non esiste la malattia, non c'è un marker di malattia, non c'è, e difatti questo si riflette se non altro da una posizione di critica altrettanto seria fatta dal National Institute of Mental Health, cioè dall'Istituto per le Malattie Mentali dei NIH, degli istituti della salute americani di Bethesda, Maryland, che a un certo punto hanno addirittura chiuso i finanziamenti. Big Pharma non è più nel mondo della psicofarmacologia, proprio perché manca la malattia, manca un criterio diagnostico serio, e la stessa efficacia dei farmaci è discutibile perché rientra in regole del gioco che in realtà favoriscono la produzione e la prescrizione di farmaci piuttosto che l'utilità dei farmaci per condizioni che sono meramente definite. Su questo, tra l'altro, poi vengo al ADHD, su questo io tutto quello che vi dico è largamente documentato, non sono voli pindarici. Su questo ho scritto un libricino, che è questo, che è apparso in settembre, non ho copie da darvi, e che è apparso recentemente anche in inglese con la discussione aggiornata e potenziata, se volete guardarlo. Quindi questo è la depressione. Allora, quindi grazie a questi criteri diagnostici appare questa epidemia che non è tale, mentre invece è indubitabile che il numero di persone, infatti il titolo del mio libro è Infelici e Tristi o Depressi, no? L'epidemia, l'apparente epidemia di disturbo mentale, cioè persone che hanno difficoltà ad adattarsi agli eventi di vita, sì, ci rimettono in termini di umore, possono essere contenti, possono essere tristi, possono essere anche disperati, ma non sono malati di mente e non hanno un problema per cui sia mai stato disegnato un farmaco
quindi che è anche assolutamente impropria in termini pacifici la prescrizione di farmaci per queste loro condizioni. No? Banalizzando, se uno perde il lavoro a 55 anni, cerca lavoro, non lo trova, e va dal medico di medicina generale, questo è costretto a fare un diario di disturbo depressivo e prescrivere antidepressivo, se volete in parole povere. Allora, da questo punto di vista, è fortunato il fatto che sia stata, per esempio, che, sia negli Stati Uniti, no? Quindi l'antipsichiatria, c'è cioè biblioteche di antipsichiatria, in Italia l'esperienza basiliana, per cui c'è stato un minimo di discussione sulla condizione del disturbo mentale, del trattamento del disturbo mentale. La cosa sorprendente è che la neuropsichiatria infantile non è andata incontro a questa attenzione. Nel senso che la neuropsichiatria infantile, anche in senso organizzativo, sanitario, non fa parte dei dipartimenti di salute mentale, ma fa parte della pediatria o di altre organizzazioni, ma certamente non dei dipartimenti di salute mentale. E come tale è passata indenne rispetto a questa revisione critica del concetto di disturbo mentale e di trattamento del disturbo mentale. E questo fa sì che, allora, il caso meno noto rispetto alla depressione è quello della DHD, perché se guardiamo i criteri diagnostici della DHD ci rendiamo conto che la stessa, anche qui, è chiaro che nella parabola di vita le persone hanno dei periodi difficili che sono vissuti in maniere diverse. In alcuni casi ci saranno casi di disagio molto gravi che richiederà attenzione specifica, ma il rischio è quello di appiccicare etichette di disturbo mentale, che dovrebbe chiamarsi in realtà malattia, anche se non si può chiamare malattia, anche a condizioni che viceversa poi evolvono favorevolmente come nell'esperienza di tutte le persone. No? E i criteri diagnostici sono straordinari. Se li leggiamo, io vi inviterei a manifestare il mio stesso stupore per i modi che li sono scritti, no? Perché perdo un minuto per descriverli, così vi rendete conto che stessa roba va per la depressione, per quelle forme lievi, reattive di depressione o di ansietà, che sono quelle francamente non morbose, che però rientrano appieno nei criteri diagnostici. Ma guardiamo la DHD. Allora dice, un pattern persistente di ridotta attenzione o di iperattività e impulsività che interferisce con il funzionamento o con lo sviluppo, che sia caratterizzato in due ambiti. Stiamo sempre parlando di una malattia, quindi malattia vuol dire diagnosi, etichetta, stigma e tutta una serie di conseguenze, dalla prescrizione di farmaci in età evolutiva fino a tutto l'innesco di circuiti complessi sanitari e sociosanitari e via discorrendo. Allora, inattenzione. Dice, sei o più dei seguenti sintomi sono durati per almeno 6 mesi a un grado che non è consistente con il livello di sviluppo e che ha un impatto negativo direttamente sulle attività sociali o accademiche, scolastiche, occupazionali. Però, se uno andiamo a vedere cosa sono questi, sono definiti in una maniera straordinariamente vaga. Io ho fatto l'esperimento di chiedere un parere anche a amici avvocati o magistrati, dicono come è possibile scrivere una roba, chiunque lo applichi può scegliere di applicarlo o no, perché sono termini non strettamente ben definiti. Perché dice, spesso manca di prestare un'attenzione, un'elevata attenzione a dettagli. Spesso, cosa vuol dire spesso? Una volta all'ora, al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, no? Spesso. O fa errori di scarsa attenzione a scuola o sul lavoro o durante altre attività. Spesso, oppure. Spesso, B, spesso ha difficoltà per avere un'attenzione sostenuta in attività definite o di gioco. Spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente. Quindi capite che N persone possono trarre conclusioni completamente diverse e non c'è altro nella povera psichiatria che possa, non c'è un test di laboratorio, non so come dire, no? Quindi il massimo di roba che prevale è un uso di test, quando viene applicato. E così continua, capite? Allora, a monte c'è un problema di diagnosi, poi si è innescato un altro, le catastrofi sono, la neuropsichiatria infantile, io estremizzo sempre, poi chiaramente va visto con grano salis, però la neuropsichiatria infantile non ha avuto l'evoluzione del resto della psichiatria. In senso organizzativo non viene gestita nella salute complessiva della popolazione, ma in ambito pediatrico, in una nicchia che comunica poco con l'esterno. La diagnosi viene fatta, se non viene fatta col DSM
E ripeto, questo porta a una prevalenza del 5-10% secondo questo manuale di questa sindrome dei bambini. La diagnosi, se non viene fatta con questo, viene fatta con scale psicometriche che sono poco diverse sostanzialmente. Se uno va a guardare le scale disponibili scopre che sono sostanzialmente ancora meno dettagliate e altrettanto arbitrarie nella loro applicazione. E l'altra catastrofe che è successa, che è anche lì non scientifica, non ha basi obiettive, però è scientifico, vuol dire che ha basi obiettive. Cioè guardandolo insieme possiamo convenire o no che qualcosa accade o no. Non è che è una cosa magica, no? È della storia delle anfetamine. A fine anni 30 è stata fatta per sintesi l'anfetamina, che è uno psicostimolante. Una roba che, come tutti i farmaci nuovi, viene impiegata con grande curiosità dai clinici, e che, come tutti i farmaci psicotropi, offre difficoltà particolari nella valutazione delle proprietà. Ora, per far breve un discorso lungo, oggi l'anfetamina è di fatto solo una temibile sostanza d'abuso. In terapia c'è ancora sostanze simili a anfetaminiche, che in larga misura sono sostanze d'abuso, con un'eccezione, che è il Ritalin o metilfenidato, che al di fuori dal trattamento della DHD sostanzialmente viene impiegato per una rara sindrome che è la narcolessia. Anche lì funziona qualche funzione, però se uno ha questa sindrome ogni tanto si addormenta, certamente le anfetamine tengono sveglie le persone, sono anoressizzanti, quindi hanno avuto anche tentativi di impiego per ridurre l'overweight, catastrofici, largo impiego nel doping sportivo, assolutamente punito, rischiosissimo, insomma, i psicostimolanti hanno questo ventaglio di rischi, no? Cosa è successo? Che nel 37 c'è un signore, che si chiama, scusatemi, mi sono accalorato di sindicato, non è molto noto, Bradley, Charles Bradley, quale per primo pubblica due lavori in cui dice che ai bambini difficili l'anfetamina fa benissimo. Tenete prendere, l'hanno provata anche come antidepressivo, scoprendo che non funziona come antidepressivo. Se uno va a leggere la struttura metodologica dei lavori, è ridicola. La risposta è variabile. Ma la cosa drammatica è che Bradley, in realtà, è un psichiatra che era il responsabile di una struttura di famiglia, quindi una struttura privata di famiglia che aveva il suo nome, i cui residenti erano bambini orfani. Quindi, voglio dire, manco traccia, all'epoca non c'era ancora il consenso informato, però dico, possiamo immaginare quanto sia facile anche rappresentare in maniera positiva il frutto di un'esperienza che uno fa su ricoverati che sono bambini, che di fatto sono abbandonati lì e quindi sono in qualche misura coattivamente lì, e in cui descrive in maniera scarsamente obiettiva una grande variabilità nei risultati che si ottiene con la stessa cosa. Non potete immaginare. E allora, già l'abilità del mondo psichiatrico, sia in termini di definizione della malattia, di diagnosi e di trattamento, che è ancora più grande in questo caso, perché no, è più difficile far diagnosi nel bambino. I criteri diagnostici sono ancora più labili di quelli generali della psichiatria, e tutto irrazionale, che poi giustifica una grande letteratura, qui ha fatto di tutto, no? Cercare polimorfismi genetici, c'è anche qualche altro farmaco, c'è un antidepressivo fallito che si chiama atomoxetina, c'è un altro farmaco che è una mistura di farmaci, tutto, il primo non è evidence-based, come si dice oggi, tutto assolutamente gratuito, quindi una miscela di più psicostimolanti che dovrebbero funzionare anche col nome, Adderall, che dà l'idea che mettendo insieme più robe funziona meglio di una cosa singola. Tra l'altro con una pubblicità non solo diretta ai medici, ma con una pubblicità diretta non solo ai genitori, ma con una pubblicità diretta ai bambini. C'è una psichiatra, c'è una storica della medicina canadese, si chiama Stone, che ha documentato questo anche in alcuni articoli scientifici già scritti. Come dire, il bambino va dalla mamma a dire anch'io voglio l'Adderall, no? Bene? E tutto senza dei correlati né clinici, né biochimici, né farmacologici, no? Che giustifichino il fatto che ancora oggi si pone la diagnosi e si fa trattamento con psicofarmaci in età evolutiva. Tenete presente poi che gli studi in generale, no, di sicurezza dei farmaci a livello pediatrico è quasi assente. Cioè normalmente l'adulto medio è 70 kg, il target della sperimentazione clinica. A parte che non siano cose che riguardano l'apparato riproduttivo o endocrino, che quindi
in cui aspetti di genere sono obbligatoriamente considerati, insomma, no? Incluso tutto lo stigma e tutti i meccanismi con cui si possono innescare anche storie drammatiche semplicemente o per incidenti, accidenti, perché certi insegnanti sono meno tolleranti a gestire le difficoltà di alcuni bambini, le famiglie possono essere d'accordo addirittura, o subiscono, no, una diagnosi, lo stigma di una diagnosi psichiatrica sul bambino, o addirittura sono loro stessi che chiedono un intervento che gli viene prospettato come efficace, mentre invece ha delle basi di ragionevolezza, di proponibilità e di funzionamento straordinariamente labili. Il fatto poi che tutto sia culturale, ho finito, è dimostrato anche da pochi studi, ce n'è uno, su una rassegna recente della Lina Singh, una ricercatrice dell'istituto in cui oggi sono, io sono anche visiting professor al King's College a Londra in questo corso di anni, quindi una ricercatrice del King's College, che è una studiosa attenta della letteratura, anche la letteratura hanno i loro biases, hanno le loro distorsioni, no? Ma che c'è, quantomeno si può dire che tranne in Israele, in tutti i paesi c'è un aumento della prescrizione di Ritalin con enorme variabilità da paese a paese, che fa intendere, visto che non è una malattia che si diffonde per contagio virale o contagio batterico, che deriva largamente dall'organizzazione sanitaria, dall'organizzazione medica, insomma da fattori ampiamente culturali, insomma. E quindi mi accontento di dire questo. Spero anche se in maniera estremizzata, ma avrei convogliato un messaggio di quanto è fragile. I disagi grandi ci sono, e i disagi grandi, i miei amici psichiatri brasiliani e triestini dicono, gli psicofarmaci sono una roba che va nella cassetta degli attrezzi degli psichiatri, quindi occorre un intervento articolato in cui ci si preoccupa della casa, del lavoro, della famiglia, no? dell'autosufficienza delle persone e via discorrendo, in cui in singole fasi il farmaco può essere uno strumento importante, non è una soluzione perenne del problema, perché supprimono i sintomi, attenuano i sintomi e quindi possono facilitare il riequilibrio di una persona, ma a lungo termine non hanno un grande senso. E questo in generale, e in più capite quant'è anche la mia preoccupazione per quello che ho cercato di dimostrarvi e su tutta la delicatezza dei temi che riguardano le dimensioni infantili. Grazie per l'attenzione. Grazie.